poi ovviamente a Pompida succedono degli episodi che ti fanno capire anche quale sia la doppia faccia della Lega, e mi spiego. La Lega la sentiamo parlare sempre di federalismo, no? È dal 2000-2001 casualmente che non la sentiamo più parlare di secessione con i toni degli inizi, e questo collegate alla data 2000-2001 con l'accordo di cui parla Rosanna Sapori su YouTube, appunto nell'intervista che vi dicevo prima. Di conseguenza vedete questa doppia faccia. Mi è capitato di essere lì e di avere la macchina fotografica. Sono piccola, inoffensiva, per cui di solito non vengo neanche notata, insomma, non sembra che possa essere aggressivo, comunque che possa creare problemi in un qualche modo, e questo sicuramente è un mio grande vantaggio. La macchina fotografica già dava qualche problema. Poi mi è capitato di incontrare Alessandro Sortino, che è, non so se lo ricordate, l'ex inviato delle Iene, quello con i capelli rossi, che adesso lavora per Presa Diretta, o comunque l'anno scorso a quell'epoca lavorava per Presa Diretta, e stava organizzando una puntata sulla intitolata Fratelli d'Italia, in cui discuteva con i leghisti del come avrebbero festeggiato, cosa avrebbero fatto per i 150 anni, cosa ne pensavano di questa ricorrenza, eccetera. Ricordo che lui era con la troupe e le telecamere, e il campeggio ovviamente è un'area pubblica per cui tutti possono entrare, anche io che non sono leghista ovviamente posso entrare a Pompida, no? Però Sortino ha incontrato molti problemi. Io l'ho visto che era fuori con la troupe, non lo lasciavano entrare, mi sono avvicinata e ho detto: ma cosa ti sta succedendo? E dice: no, non mi fanno entrare in campeggio perché hanno paura di passare come l'anno scorso, quando Striscia la Notizia li ha fatti vedere che dicevano immigrati di merda, puritani di merda, per cui loro vogliono mantenere pulita la loro immagine. Ok, per cui io e lui ci allontaniamo mentre continuiamo a parlare, e avevo il mio taccuino in mano. Mi giro e vedo che sono scortata da una serie di 5 ragazzi che avevano la felpa, non so se avete presente quelle della Fiat, che andavano tempo fa, no? Con scritto Veneto. E questi avevano anche i pantaloni camouflage militari. Per cui mi volto e dico: ragazzi, c'è qualche problema, avete bisogno? Loro dicono: no, ma tu cosa vuoi qua, cosa stai scrivendo? Hai guardato troppi film, cos'hai da scrivere? Lì io dico: ma magari parlassimo di film, però purtroppo anche qua c'è il vuoto. Dico: ma cos'è che vi fa paura di queste telecamere che non entrano, delle fotografie che non vi fanno? Cioè, alla fine, se volete la secessione, dove sta il problema? Potete dirlo, no? Davanti alla telecamera, dove sta questa vergogna? E dicono: no, perché io non voglio che mio padre mi veda con la birra in mano. Cioè, siamo veramente a... è il paradosso. Lì è veramente difficile poi instaurare un dialogo e parlare di qualcosa, perché è talmente palese, per cui il confronto è la sfida che appunto mi voglio proporre. Questo tratto del nascondimento io purtroppo l'ho ritrovato anche in un altro partito che si chiama Forza Nuova. Io sono stata querelata, una querela pendente con Roberto Fiore, che è l'eurodeputato di Forza Nuova, perché era successo che qualche anno fa, anzi era il 2008, per cui in occasione delle politiche, avessi intervistato un giornalista di Repubblica che si chiama Berizzi, aveva scritto un libro che si chiama Bande Nere, ed era uno studio sui movimenti sulla destra estrema, insomma su quello che rimaneva dell'MSI, sulle forze nascenti, su quello che rimaneva di Ordine Nuovo, sui reduci di terza posizione, eccetera. E quando nel test, appunto nell'intervista, c'era Berizzi, diceva: sono fascisti, ma anche loro lo dicono orgogliosamente, lo dicono tra di loro, però una persona non può ricordare a loro che l'hanno detto, perché nei commenti, nel momento in cui scrivono noi non siamo fascisti, ho detto: ragazzi, vi do 2 o 3 link su YouTube, guardate cosa dite in San Babila quando fate i comizi, guardate cosa dice Roberto Fiore, insomma il saluto romano lo fate voi se siete fascisti. Perché questo bisogno di nascondere, no? Perché non potete rivelare la vostra vera identità? E questa è la stessa cosa che a mio parere a Pompida è esattamente palese. Se fate un giro anche tra le bancarelle, non è che sentite urlare federalismo, federalismo, sentite urlare secessione, secessione, sentite urlare, cioè, bestemmia libera ovviamente, per cui anche questa Lega Cattolica, veramente interessante, il volto delle battaglie etiche della Lega,
sentite un popolo che dalla base è quello. Poi che ci sia un anello di congiunzione tra il potere e quello che vuole la base, allora questo è rappresentato da dei ministri che vediamo in questo momento, che però vengono aspramente contestati dalla base sui loro mezzi di comunicazione quando esprimono delle posizioni più moderate, come ha fatto Maroni per esempio, no? rispetto anche alla Libia. Questo secondo me è il volto della Lega, ed è il volto della Lega in particolare in questa regione e in Lombardia. In Emilia Romagna è, per esempio, è diverso. Mi ricordo quando avevo incontrato un leghista, mi aveva sentito parlare perché diceva: ma tu non sei di qua, tu sei emiliano. Ho detto: sì, sono di Modena. Fa: e vedi, noi da voi andiamo bene. Tra l'altro era sotto la statua di Alberto da Giussano, era un momento bellissimo. Noi da voi andiamo bene perché facciamo come il vecchio PC faceva negli anni 50, per cui esiste effettivamente un contatto sul territorio, fanno porta a porta, fanno volantinaggio, sono attenti ai problemi delle persone, quantomeno io posso dire a livello demagogico, intendiamoci, cioè a livello di pura immagine. Ricordo degli episodi, per esempio a Modena, in provincia di Modena esiste un quartiere molto problematico che è a Sassuolo, questo comune che adesso appunto aggiunta leghista, e un quartiere si chiama Braida, un quartiere dove il degrado era veramente incredibile, c'erano tantissimi immigrati che vivevano in condizioni igieniche, condizioni di vita assolutamente problematiche, e la Lega cosa ha fatto però? La Lega è andata in questo quartiere, si è fatta vedere col codazzo di telecamere e ha detto: noi siamo gli unici che siamo qua, le persone vedono quello. E le persone si sentono tutelate da questo. Poi, è un errore delle persone? Sì, parzialmente sì, anche perché esiste un forte bisogno di slogan, esiste un forte bisogno di avere delle soluzioni anche grossolane, anche con parole semplici, e dei problemi che inevitabilmente, vista la contemporaneità, richiedono delle analisi più complesse. Dall'altra parte però esiste anche un certo lassismo, secondo me, nei confronti di chi dovrebbe rappresentare l'opposizione a questi partiti. Io ho sempre un'ottica nazionale di riflessione, per cui non è localizzata in Emilia Romagna piuttosto che Lombardia. Dico sicuramente che in Emilia Romagna, visto che era una regione a matrice tuttora comunque di centro-sinistra, noto con più evidenza il lassismo, diciamo, di una sinistra che dice: vabbè, noi siamo qua, vita natural durante, cioè, ma chi ci schioda? Anche nel 2008, fatto per lavoro, ho dovuto seguire una candidata alla Camera in una giornata di campagna elettorale. Siamo andate insieme a Cremona. Lei è candidata in Lombardia, lavorava a Milano. E siamo andate insieme a Cremona, eravamo lì a pausa pranzo. Pausa pranzo, c'è la città completamente deserta. Vediamo dalla moschea che esce una schiera di 500 persone, tutti uomini, barba lunga, proprio vestito musulmano tradizionale, quello che ci potremmo immaginare. Eravamo una di fianco all'altra e io le ho detto: tu sei di fondazione, ma voi lo sapete che perderete su questa cosa qui, perché non avete speso una parola, cioè non avete speso una parola per spiegare alle persone chi sono questi, se è possibile un'integrazione, cosa pensate voi di fare davanti a un problema che è di fatto reale, cioè a un'entità che di fatto c'è sul territorio. Non potete nicchiare facendo finta che quella non esista perché noi siamo di sinistra, per cui accettiamo tutti, no, perché anche tanti elettori di sinistra poi spostano i propri voti sulla Lega perché dicono: beh, allora almeno loro qualcosa sull'immigrazione e la sicurezza me lo dicono. Poi che sia una risposta sbagliata, che sia una risposta che non condividiamo, immagino, in questa sala, però oggettivamente lo dicono. E questa candidata ha detto: io ne sono perfettamente consapevole. Qui parliamo del 2008, cioè non andiamo indietro di 15 anni. Qui parliamo del 2008, lei ha detto: sì, lo so perfettamente, noi non abbiamo speso una parola perché speriamo che tutto sommato non incida troppo sui voti. Per cui io credo che ci sia anche un grandissimo esame di coscienza da fare sull'avanzata al nord. Ricordiamo però, anche in un contesto più globale, che questa avanzata è determinata da dei fattori che esistono in tutta Europa,
cioè da un'avanzata anche delle destre, da un'avanzata delle destre particolarmente preoccupate di immigrazione e sicurezza, che sono i due temi clou. Abbiamo visto per esempio con le elezioni in Finlandia qualche settimana fa che i conservatori hanno guadagnato molti più punti. Abbiamo visto Le Pen che è in aumento in Francia. Assistiamo a delle boutade della Lega Ticinese che sono assolutamente straordinarie. Io quando vedo Bignasca, che è appunto il leader della Lega Ticinese, dico: cavoli, però Bossi com'è educato, che signore, perché veramente è abbastanza impressionante. E poi ci sono appunto l'avanzata anche nei paesi, anche in Germania, comunque ci sono delle nicchie di conservatorismo che si stanno certamente sviluppando. In Olanda poi l'avanzata di Geert Wilders alle ultime elezioni, quindi dobbiamo considerare anche un panorama più ampio di insicurezza più generalizzata dettata dal clima della globalizzazione, che vuol dire anche aprire l'Europa dei 27, vuol dire libera circolazione, vuol dire che però persone di paesi storicamente più poveri perché erano sotto il comunismo fino alla caduta del muro, adesso arrivano a lavorare nei paesi più ricchi dell'Europa occidentale, per cui oggettivamente è un problema condiviso. Quello che possiamo dire però con altrettanta certezza è che non esiste nessun rappresentante delle destre europee che si possa permettere di dire, come fa Borghezio, palandrane del cazzo, per esempio, ai musulmani, oppure altri rappresentanti che come Gentilini parla di culazione di merda, oppure dice quelli lì sono come andare a caccia di leprotti, basta sparargli dietro due o tre pallottole perché qua non abbiamo posto per loro, eccetera. Ecco, queste boutade non sono ammesse nel contesto istituzionale di altri paesi. E qua c'è un altro punto, secondo me, importante, che è legato anche alla comunicazione, cioè il linguaggio della Lega. Al di là degli slogan, è un linguaggio che mette davvero, a mio giudizio, a serio rischio l'immagine istituzionale. Cioè, per me un ministro anche come Calderoli, che per dimostrare di aver semplificato la nostra burocrazia, va con un bel lanciafiamme davanti a una pila di cartoni e di documenti, come ha fatto l'anno scorso facendo riprendersi dalle telecamere, e dice: adesso guardate, brucio x mila provvedimenti che sono dentro questi cartoni con il lanciafiamme, e fa lo sciopero con fuoco e con la picozza. Per me è una violazione delle istituzioni, non è folklore. Esiste questa tendenza a derubricarla in folklore, a minimizzare, a dire: ma vabbè, è una battuta. Io a questo punto, dopo, siamo dal 94 in questa situazione, secondo me il folklore ha giocato un ruolo che forse è un po' troppo importante. Forse il folklore significa denigrare poi sotto le istituzioni, ed è quello che abbiamo visto anche per la celebrazione dei 150 anni d'Italia, o anche per i mesi prima di preparazione o l'anno precedente. Per esempio Maroni l'anno prima, cioè un anno fa, era andato a festeggiare il suo 2 giugno, era andato a Varese perché dice: ma io sono ministro, però io sono sempre andato a Varese, per cui vengo qua. Però dalla banda locale non è che si fa suonare Fratelli d'Italia, si è fatto suonare La Gatta di Gino Paoli e delle canzoni di Bocelli. Ora, a me non fa ridere, però purtroppo noto che esiste una tendenza a derubricare tutto questo come folklore, anzi, a maggior ragione dice: vabbè, ma dai, lo fa sentire ancora più vicino alla pancia degli elettori, lo fa sentire uno di noi, lo fa sentire uno che tutto sommato, ci sono altre cose importanti, esistono altre cose più importanti da fare. E invece secondo me è esattamente una foglia di fico per fregarsene delle istituzioni e comunque giocare la propria partita facendosi le proprie regole. Anche qui per esempio Zaia per l'inaugurazione della scuola aveva fatto suonare Va Pensiero, poi ovviamente davanti allo sconcerto di chi era a scuola poi ha detto: no, ma in realtà è colpa del mio portavoce perché ha detto alla banda di suonare il Va Pensiero. È vergognoso, cioè è vergognoso non solo che suoni il Va Pensiero, ma che si senta legittimato a rilasciare questo tipo di dichiarazioni. E non dovrebbe sentirsi legittimato, a mio giudizio. E purtroppo però queste cose passano perché esistono delle paure più grandi
che fanno soprassedere rispetto al valore delle istituzioni. Le paure grandi sono l'immigrazione e la sicurezza, e poi l'aspettativa che tutti, ma tutti gli elettori leghisti stanno riversando, che è quella sul federalismo. Ora, del federalismo se ne è parlato tanto, nel senso che sono fatti tanti titoli sul federalismo, ma per scrivere appunto questo libro, di cui mi occupo nel dettaglio di federalismo sul capitolo che riguarda la sanità, non esiste un'analisi, una sola, che certifichi con esattezza e con cognizione di causa che questo federalismo porterà un beneficio per i cittadini italiani. Questo non è scritto da nessuna parte, nonostante sulla Padania ci sono grandi titoli, abbiamo un decreto attuativo sul federalismo demaniale, abbiamo, adesso stiamo approvando tanti altri decreti, finalmente la legge sul federalismo è pronta, nessuno ci ha chiarito il punto clou, che è quello per esempio sui costi standard, cioè sul costo effettivo del federalismo per ogni regione relativo, come dicevo prima, alla sanità. Addirittura su questo tema del costi standard è insorto anche Formigoni, che non si può tacciare di simpatie di sinistra, e si è domandato, scusate ma io non ho capito esattamente perché, se la Lombardia viene considerata una regione virtuosa, come anche l'Emilia Romagna in campo sanitario, poi noi mettiamo con 70 di spesa riusciamo a soddisfare il fabbisogno sanitario dei nostri cittadini, ma se in Campania spendono 120, quella differenza di 50 chi la va a pagare? Come stanno le cose adesso? La va a pagare lo Stato, per cui la vanno a pagare i cittadini, per cui quelli sono soldi che vengono presi dalle tasse, vengono presi da noi. Non ci è stata data nessuna certezza in senso opposto. E secondo me gli elettori leghisti questo non l'hanno tanto capito, perché se l'avessero capito probabilmente comincerebbero a farsi qualche domanda sull'opportunità e sulla convenienza del federalismo, di cui io non so se avete davvero, io vi invito anche a contattarmi nei prossimi giorni se trovate delle analisi convincenti, perché io a livello di numeri, di costi standard, di applicazione, di anche federalismo in due fasi, perché poi si parlava anche di questo, cioè voi regioni virtuose partite subito, poi pian piano arriveranno in coda anche le altre adeguandosi man mano, perché non riescono subito a raggiungere dei livelli di eccellenza, ma noi non abbiamo nessuna certezza di questo tipo. Parlarne con i leghisti è un'impresa pressoché impossibile. Io avevo sollevato sempre in questa occasione del dibattito televisivo dei dati sul federalismo, delle analisi che avevo raccolto, ma veniva tutto liquidato con signorina, esatto, che dico, a me signorina non mi chiami prima cosa, perché sennò io potrei chiamarti in mille altri modi, ma sono più educata. Però cerca di combattermi sui dati, cerca di dire è sbagliato quello lì, è sbagliata l'analisi, è sbagliato il numero, è sbagliato il punto di vista. E invece no, c'era il totale vuoto su questi aspetti. Peraltro questo è... Io sarei molto curiosa di incontrare dei leghisti, di discuterne apertamente con loro, di avere dei dati su questo federalismo, perché io non ho capito se io pago di più, se voi pagate di più, se tutti paghiamo di più, oppure se in realtà è conveniente. Al momento non è conveniente, perché al momento quello che manca alle regioni del sud, che non sono virtuose, lo dobbiamo pagare esattamente noi. È per questo che io il 14 giugno ho invitato Mario Borghezio a Bruxelles, dove presenterò il libro. L'ho chiamato, per ora siamo a quota 3 chiamate, lui risponde pronto Padania e gli dico salve, senta, se vuole venire per favore in questo contesto, perché io nei contesti televisivi non riesco a parlare con i suoi compagni di partito, alle presentazioni non vengono, cioè vediamo stasera, sarebbe stata un'occasione bellissima, no? per averli con noi, quantomeno ci confrontiamo. Se io sono nel torto, ben venga, insomma, apriamo un dialogo, apriamo un dibattito, vediamo se ci sono dei punti in comune, delle discrepanze totali, non c'è nessun problema. Bene, non si è mai presentato uno straccio di leghista alle mie presentazioni, ma ne ho fatte, eh? Cioè non è che ne abbia fatte poche o non abbia segnalato la presentazione o il ritrovo. Per cui io spero che Borghezio, oggi l'ho detto anche all'Espresso, è uscita appunto l'intervista su questo fatto di Castelfranco Veneto,
Io mi auguro che il 14 venga. Per ora ho ricevuto soltanto un "ho capito che chi è lei, ho capito che il suo libro non è tanto dalla nostra parte", per cui io proverò fino allo sfinimento. Mi hanno già detto che sarà molto difficile che Borghese si presenti a un appuntamento del genere, però io non so quali altre carte giocarmi, perché mi interesserebbe sul serio un confronto reale su alcuni temi, al di là degli slogan su cui, va bene, io non sono anti-immigrati come te, però parliamo di quello che ci interessa. Il federalismo si fa o non si fa? Come diventa? Io pago di più, pago di meno? Su queste cose che poi interessano trasversalmente tutti, sia che votiamo Lega, sia che non votiamo Lega. Per cui sta diventando abbastanza problematico. E vorrei darvi anche un altro suggerimento, sempre in tema Lega, su un documentario che è molto interessante, che si chiama "Occupiamo l'Emilia", che vi fa capire magari anche il linguaggio diverso che parla la Lega in Emilia da quella che magari sentite voi qua tutti i giorni, ed è un documentario di 3 giornalisti modenesi amici, ed è molto bello perché ci fa capire davvero quali sono i timori delle persone, quali sono le paure che ti spingono a votare Lega. Mi ricordo questa intervista di una tabaccaia di Bondeno, che è un paesino della bassa ferrarese, qui dice: "Ma io vedo tra gli immigrati già, insomma, cerco di chiudere tutto la cassa perché ho paura, perché quelli lì è brutta gente, quelli lì sono persone che sono venuti qua ma non si capisce bene cosa fanno, sono in piazza dopo pranzo, stanno lì a fumare sigarette, non capisco se lavorano o se non lavorano". Per cui secondo me anche questo ci aiuta a capire il terreno e le leve su cui di fatto il partito fa presa. Un altro documentario molto bello, che ho citato anche nel libro, è "Camicie Verdi" di Claudio Lazzaro, che è un ex giornalista del Corriere della Sera che si è messo in proprio, adesso fa documentario sostanzialmente. E fra l'altro il mio libro è stato inchiodato sulla Padania proprio su una citazione di quel documentario, perché ho avuto la fortuna di essere recensita come prima recensione all'indomani dell'uscita sulla Padania del 4 di dicembre. Dicevano: "Ah, questa giovane scrive un libro, ha un libercolo ai limiti della fantapolitica", e cita addirittura questa leggenda metropolitana di Borghezio, che sarebbe stata la vittima sacrificale per le Camicie Verdi. Le Camicie Verdi erano un movimento nato come corpo paramilitare per difendere Umberto Bossi, per cui erano i tempi della sovversione secessionista, i tempi in cui si diceva: "Prendiamo il nord, facciamo le marce, apriamo il Parlamento a Mantova", cose che hanno fatto poi con varie vicissitudini. E in sostanza la Lega, per avere visibilità, per avere anche quel plus in più che non hanno gli altri come partito movimentista, aveva bisogno di un martire, per cui si narra, e lo narra Corinto Marchini, che era uno dei boss delle Camicie Verdi, che Mario Borghezio, così tanto devoto alla causa leghista fin dalla prima ora, sarebbe stato proprio il martire designato da sbandierare nei comizi, per cui la vittima sacrificale poi da vendersi sulle piazze. Lui fra l'altro lo ammette candidamente in questo documentario, cioè dice: "Sì, beh, in effetti, insomma, un movimento che è così popolare, un movimento che parte dal basso, può avere bisogno di una figura, di un martire che si spende nelle piazze, si spende nei comizi, per cui io sì, sarei stato disponibile a portare avanti la causa leghista anche attraverso il martirio politico". E nonostante questo, cioè, lo dice Borghezio, ma la Padania mi inchioda dicendo che questa è una leggenda metropolitana, per cui il problema che mi pongo, e io me lo pongo con le presentazioni, voi ve lo ponete magari come lettori o come militanti del partito di un centro-sinistra, è come affrontare il tema della Lega, come parlare con i leghisti, perché sostanzialmente bisogna parlarsi, questo è quello che penso io, bisogna parlarsi per capire anche quali siano i talloni d'Achille dall'altra parte e cosa possiamo fare noi per migliorare o per fare passare una comunicazione diversa, però davvero è un'impresa molto dura. Se davvero ci sarà, come stiamo vedendo in queste settimane, uno scollamento molto forte tra la Lega di lotta e la Lega di governo, allora credo che ci
possa essere anche un buon margine di riscossa per dei partiti che al momento si trovano all'opposizione. Al contrario, è un fenomeno che, su cui comunque dobbiamo concentrare molte attenzioni e soprattutto dobbiamo pensarlo anche in chiave più allargata, in chiave dei 27 paesi dell'Unione Europea, perché non siamo isolati, perché esistono questi movimenti anche in altri paesi e perché esistono delle ragioni oggettive che ci spiegano l'avanzata. E io credo che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane potremo verificare quanto sarà lo scollamento, e molto dipenderà anche da quanto faranno in Libia, per cui è un momento molto molto caldo. Sono stata come unica blogger dell'Unione Europea 2 settimane fa ad Alicante. C'è stato questo meeting dei blogger che hanno organizzato la rivoluzione nei paesi del Nord Africa, per cui avevamo dei libici, algerini, tunisini, marocchini. E loro, cioè, tuttora erano molto sconvolti del fatto che noi avessimo ancora Berlusconi. Dicono: ma noi abbiamo fatto la rivoluzione, però anche voi non è che... E io dice, esatto, io dicevo: no, ma noi siamo un paese democratico, sai, abbiamo... Sì, esatto, che il problema delle donne non è così eclatante come da voi. Però insomma, diciamo che è una questione che anche dall'estero viene osservata con grande interesse, anche da paesi di cui non ci aspettiamo, perché pensiamo avranno altri problemi, no? In realtà sono anche molto preoccupati, perché sanno dell'esistenza di questo partito, appunto perché le critiche che vengono mosse contro gli immigrati provengono quasi sempre dalla Lega, poi in seconda battuta magari dalla coalizione di centrodestra. Però esiste un'attenzione verso, anche da parte di questi paesi, che mi ha molto stupito. E per cui insomma cerchiamo di vigilare, cerchiamo di studiare un modo, anche i partiti dell'opposizione, un modo per dialogare, per capire in profondità questo movimento, perché la fregatura della perdita di tanti voti è del fatto di averli ignorati per troppo tempo. E questo purtroppo da voi immagino che sia successo con molta più veemenza, con molta più forza rispetto alla mia regione, e che ha una matrice sicuramente non bianca, democristiana, come poteva avere il Veneto, anche una tradizione di piccole e medie imprese diverse, di conseguenza una paura della globalizzazione e dell'attacco da parte dell'esterno che è più probabilmente più radicata, una formazione più chiara rispetto alla mia regione. Però sicuramente ignorare dei problemi nascenti porta poi a un'escalation di cui stiamo assaporando i frutti soprattutto dal 2000, ma già dal 94, perché abbiamo parecchio materiale su cui riflettere.